Buonasera, benvenute e benvenuti. Alessio Costetti, assessore all'istruzione del Comune di Maranello. Faccio una brevissima premessa. Siamo qui in auditorio non perché siamo dei megalomani, ma per due motivi. Uno, volevamo farvi vedere molto bene l'ottimo lavoro che ha fatto la Cinzia, di cui oggi era molto contenta, soprattutto dell'abbinamento dei colori, però oltre a essere carino è anche molto funzionale a farvi capire tutte le informazioni di cui verrete investiti. E l'altro perché, questo invece lo diciamo con piacere, i nati e le nate del 2021 sono poco più di 150, quindi insomma ci abbiamo detto, se viene un genitore a bimbo o a bimba, l'auditorium fa il caso nostro, anche perché al MABIC per esempio non ci sarebbe stata abbastanza capienza, però insomma vedo che stanno arrivando i genitori, quindi c'è qualcuno che parla al cellulare, no? E quindi ribadisco, sono tanti i nati e le bimbe nate nel 2021, cosa che ci ovviamente rende molto contenti, perché come avete sentito dire più e più volte anche in altre riunioni, per esempio nella scuola dal nido, abbiamo avuto anche noi un calo delle nascite, però adesso ci stiamo riprendendo. Oggi è la riunione che vi serve per capire tutte le cose che dovrete fare, scrivere, dire, comunicare con l'ufficio istruzione, con quelli che sono i nostri colleghi e le scuole coinvolte, per la scuola dell'infanzia. Io non ho nient'altro da dire, anche perché ho una riunione col sindaco, devo scappare. Questa riunione qua noi la facciamo, la prepariamo sempre molto bene, siamo sempre anche tanti, tanti presenti, perché le cose veramente sono tante, vogliamo che siano molto chiare, perché entriamo anche nel dettaglio sulle graduatorie, sui punteggi, perché più informazioni vi diamo, più voi state attenti e attente, meno problemi abbiamo in futuro. Sono procedure semplici, ma in realtà vogliono ben comprese. L'altra cosa che sottolineo, e poi lascio la parola a Cinzia che comincia la riunione, la parte tecnica, è che comunque in ogni caso lo troverete anche scritto, e io ribadisco, è vero, per chiunque ha bisogno, l'ufficio istruzione è sempre a disposizione, mail, messaggi, telefonate, insomma, messaggi no. Da stasera anche messaggi, abbiamo inventato una cosa, anche WhatsApp, sul mio cellulare. No, però insomma, a parte gli scherzi, sono sempre molto disponibili e chiunque vi risponda al telefono è in grado di darvi le informazioni che vi servono, guidarvi, teleguidarvi anche nella predisposizione della domanda. Grazie di essere qua di nuovo. Come dico di solito alle scuole, ai bimbi, fate attenzione, state attenti, portate a casa, fate in modo che questa riunione vi serva per il futuro, un futuro prossimo, perché insomma si comincia presto, no? Il 18 di gennaio sono le iscrizioni, cominciano il 18 di gennaio. Buon lavoro anche alle colleghe, ringrazio ovviamente della presenza, io vi saluto. Fategli un applauso così contento. Ecco, lui la sua parte l'ha fatta. Aspettate che qua cerco di non fare dei disastri se non mi scrivono. Ok. Allora, buonasera. Io vi vedo, faccio degli sguardi strani perché ho la luce puntata, quindi sembra un po' strano, ma è perché non vi vedo abbastanza bene, ma ho un po' la luce contro. Allora, la riunione di stasera... Innanzitutto mi presento, scusate, sono Cinzia Setaro del Servizio Istruzione. Se i vostri bimbi fanno il nido, i servizi educativi, ci conosciamo, diversamente imparerete a conoscerci, perché io e i miei colleghi che sono in seconda fila, perché non siamo voluti mettere in prima fila, seconda e quarta fila, no, sto in solitudine, se mi sento sola poi li chiamo su, insomma, avrete modo di conoscerci da adesso in poi, se non avete già fatto il nido. Allora, vi spiego solo una cosa prima di iniziare proprio la riunione. Allora, questa riunione perché è tenuta dal comune se le scuole
non sono scuole comunali. Noi abbiamo un protocollo con le scuole, quindi con le scuole statali, i due istituti comprensivi e la scuola paritaria, per gestire in maniera unica le iscrizioni, soprattutto per quel che riguarda le scuole dell'infanzia. Motivo per cui questa riunione la tengo io, spiegandovi, perché è la parte tecnica, spiegandovi proprio come si fa a fare la domanda, come funziona la graduatoria, queste informazioni amministrative. Poi ci saranno dei momenti invece di conoscenza della scuola, delle strutture, che sono gli open day, che vi dovrebbe essere arrivati insieme alla comunicazione, e che sono il 15 gennaio per le scuole dell'istituto comprensivo, dopo ci sarà scritto, ma ve lo ricordo, per le scuole dell'istituto comprensivo Ferrari, quindi la scuola Obici di Pozza e la scuola di Gorzano, il 17 gennaio per gli Agazzi e il Cassiani dell'istituto Stradi e il 18 gennaio per il Bertacchini. Gli open day sono sempre dalle 17 più o meno fin verso le 19. Okay? Questa sarà l'occasione, questi open day, sia per vedere la struttura, per chi non la conoscesse già, per fare domande alle insegnanti rispetto a quello che è l'organizzazione della giornata, cosa si fa, come funziona l'ambientamento, tutte queste domande che vi invito già sin da ora, insomma, a fare a loro, perché io non sono in grado di rispondervi, ok? Poi qui c'è qualche rappresentante delle scuole, perché insomma, visto che lavoriamo sempre in collaborazione, qualcuno c'è, però insomma l'occasione giusta è quella, quindi poi se è una domanda che insomma riusciamo, volentieri. E niente, voi avete ricevuto la lettera con la convocazione anche alla riunione, quindi lì c'è scritto quella che è la vostra scuola di stradario. Quindi io diciamo, darò molto peso a questa cosa per spiegarvi esattamente come funziona l'iter dell'iscrizione. Allora, innanzitutto vi dico quali sono le scuole di infanzia di Maranello. Sono 5. Ci sono 4 scuole statali, ve l'ho detto un pochino prima, sono 2 che afferiscono all'istituto comprensivo Stradi, che sono il Cassiani, in via Flavio Gioia, vicino alla posta, per intenderci, le sorelle Agazzi, che sono in piazza Mendola, farmacia comunale, sempre per dare qualche riferimento, e le scuole dell'infanzia dell'istituto comprensivo Ferrari Maranello, che sono la scuola di Gorzano e la scuola Obici di Pozza, che è di fronte praticamente alle scuole primarie Rodari. Poi c'è una scuola paritaria, che è la scuola della Fondazione Bertacchini Borghi, che è qua a Maranello, in via Claudia. Abbiamo messo anche la scuola paritaria, perché tra il comune e la scuola paritaria c'è una convenzione. Questa convenzione è anni che c'è, è stata rinnovata adesso a settembre di quest'anno, e in base a questa convenzione la scuola accoglie ogni anno un determinato numero di bambini residenti di 3 anni alle stesse condizioni dei bimbi che frequentano la scuola statale. Cosa significa? Significa che le famiglie di questi bambini non devono pagare una retta di frequenza, una retta, ma devono semplicemente pagare i servizi scolastici aggiuntivi che richiederanno, e che sono appunto il pre, il post e la mensa, alle stesse tariffe che utilizzano le famiglie dei bambini che frequentano i servizi comunali nelle scuole statali. Il numero di bambini non è già stabilito, perché ogni anno noi cosa facciamo? In base alle domande di iscrizione che ci arrivano nel periodo di apertura, guardiamo quante domande di 3 anni ci arrivano, e per raggiungere il dimensionamento ottimale, quindi fare sezioni omogenee in tutte le scuole, facciamo proprio una cosa molto matematica: dividiamo il numero di domande per il numero di sezioni e per individuare quanti bambini accogliere in ciascuna scuola dell'infanzia, in ciascuna sezione di scuola dell'infanzia. E poi ovviamente la fondazione può anche accogliere degli altri bambini, sia residenti che non, anche anticipatari, disciplinando poi autonomamente la retta di frequenza. Okay? Quindi questo è per spiegarvi un po' il perché di questo panorama di due tipologie di scuole. Chi si può iscrivere al primo anno di scuola dell'infanzia? Si possono iscrivere i bimbi nati nel 2021, quest'anno. Sono i bimbi che appunto compieranno i 3 anni entro dicembre di quest'anno. Poi la circolare ministeriale dice che si possono iscrivere alla scuola d'infanzia in qualità di anticipatari anche i bambini che compiono i 3 anni entro il 30 aprile del 2025 a determinate condizioni. Che sono, adesso io ve l'ho riassunto e ve le spiego in maniera proprio semplice. Qua ho riportato un po' quello che dice la circolare.
L'ammissione dei bambini, appunto anticipatari, è condizionata al fatto che ci siano posti e che si siano esaurite le liste d'attesa. Quindi non è che entra un anticipatario e lasciamo fuori un bimbo di 3 anni. Entrano prima tutti i bimbi di 3 anni e se c'è posto può entrare anche l'anticipatario. Al fatto che ci siano locali e dotazioni idonee da poter garantire una ottimale frequenza di bimbi così piccoli che hanno anche esigenze diverse. Facciamo l'esempio banale del pannolino e del fasciatoio. Faccio un esempio proprio per banalizzare, ma non è solo questo, anche proprio l'organizzazione delle attività, dei giochi, insomma della struttura. E anche la valutazione poi pedagogica e didattica del collegio docenti, anche sui tempi, su come accoglierli, se accoglierli al compimento del terzo anno, eccetera. In base a tutte queste condizioni che sono indicate dalla circolare, noi di norma qui a Maranello ci siamo organizzati ritenendo opportuno ammettere soltanto i bambini nati a gennaio, motivo per cui a gennaio dell'anno successivo, quindi quest'anno gennaio 2022. Questo è il motivo per cui, nonostante la circolare parli dei bambini che compiano i tre anni entro aprile 2025, noi la comunicazione a casa o al nido, alle famiglie, l'abbiamo mandata soltanto ai bimbi nati a gennaio, perché era inutile, tra virgolette, passatemi il termine, illudere della possibilità di accogliere dei bambini più piccolini quando sappiamo che per l'organizzazione che abbiamo di norma non si fa. Poi, la domanda, come diceva l'assessore prima, quando si presenta dal 18 gennaio al 10 febbraio. Sono quindi quasi 3 settimane. E come si presenta? Si presenta online. E mentre le iscrizioni alla scuola dalla primaria in poi si fanno sulla piattaforma del Ministero, il Ministero non ha una piattaforma per quel che sono le iscrizioni alla scuola d'infanzia, anche perché il panorama delle scuole d'infanzia è un pochino più ampio rispetto a quello delle scuole delle scuole dell'obbligo. Quindi noi, appunto, in virtù dell'accordo che abbiamo con le scuole, abbiamo deciso di utilizzare già da diversi anni il portale che noi abbiamo per l'iscrizione ai servizi, dal nido alla mensa, al centro estivo. Tutti i nostri servizi li facciamo sul portale Entranex, che se avete o altri bimbi o avete fatto l'iscrizione al nido conoscete. Quindi la domanda si presenta su questo portale che è nostro, del comune, sarà specificato, poi vi farò vedere un facsimile della domanda, è un po' bruttino ma perché è in elaborazione, ma il succo si capisce, in cui c'è scritto che noi le raccogliamo ma le destiniamo agli istituti di competenza, nel senso che voi la fate a noi ma semplicemente perché siamo un centro di raccolta, poi noi le giriamo alle scuole perché sono loro che vi ammettono, voi fate domanda per una scuola statale utilizzando il nostro portale per comodità. E per fare la domanda ci vuole lo SPID, mentre anni fa dovevo spiegarvi tutto quanto, ormai lo SPID si ha così, tutti quanti. E se qualcuno avesse delle necessità, adesso io vi faccio vedere com'è il portale, giusto perché, per vedere se funzionano i link, li ho provati 3 volte per non far brutta figura, funziona, soddisfazione. E, forse funziona, sì. E qui c'è il portale, che è quello che magari appunto avete utilizzato poi anche per pagare, per fare altre cose. Poi, ci sono anche comunque sempre sul sito nostro tutte le informazioni su come richiedere lo SPID, esatto, aspettate, come funziona, chi è rivolto, eccetera, ma non mi soffermerei su questo perché dal Covid in poi abbiamo imparato tutti a usare queste tecnologie nuove. Poi vi faccio vedere, vi ho fatto alcuni screenshot dei passaggi perché non essendoci ancora adesso sul sito la domanda, voi... anche se entravo col mio SPID non riuscivate a vederla perché non c'è, quindi vi ho fatto i vari passaggi. Praticamente si va sulla pagina che avete visto prima, poi si sceglie servizi scolastici, nuova richiesta, è proprio molto intuitivo anche perché non si può fare diversamente, quindi non vi sbagliate, state tranquilli. E poi si va qui, si clicca iscrizioni, agevolazioni, istanze, c'è un unico bottone, quindi anche lì non vi sbagliate, e qui dovete andare a scegliere, vedete che l'ho messo in un altro colore perché ancora non c'è, cioè noi lo vediamo da back office però lo stanno aggiornando, e ci sarà scritto scuola d'infanzia, anno scolastico 24-25, vedete è stata trasmessa agli istituti, anno scolastico appunto prossimo, adesso vedete invece le iscrizioni al NID, queste cose qui, si clicca e si inizia a fare la domanda che dopo vi faccio vedere. Vi vorrei però, prima di far vedere la domanda, spiegare quali sono i criteri sulla base della quale vengono fatte le graduatorie, perché ogni anno ci sono sempre delle incomprensioni. Io provo a essere il più chiara possibile, poi siccome la presentazione è breve,
dopo vi lascio spazio a tutte le vostre domande, così chiariamo i dubbi almeno tra i presenti. Poi ci sarà chi non è venuto, che non avrà capito, e pazienza, ormai ogni anno ce ne facciamo una ragione. I criteri che abbiamo riassunto in questo protocollo, appunto, che abbiamo con le scuole e con la scuole statali e la scuola paritaria, i criteri che si utilizzano sono per fare la graduatoria sono lo stradario, quindi la scuola che vi è stata assegnata per stradario, e o il Bertacchini, dopo vi spiego perché faccio questa precisazione, la situazione sociosanitaria del minore, la situazione della famiglia e la situazione lavorativa dei genitori. Bene. Qui vi ho fatto l'estratto del protocollo, il punto proprio quello su cui ci siamo accordati, e dopo vi faccio vedere i punteggi. Praticamente noi come decidiamo come accogliamo questi bambini? In relazione ai posti disponibili, che appunto guardiamo quanti bambini, quante sezioni di 3 anni si liberano, quindi quanti posti ci sono, e il dimensionamento ottimale, quel ragionamento che facevo prima, quante domande, non ha senso che mettiamo in una scuola X 26 bambini o 25 bambini in una sezione, nell'altra ne mettiamo 18. Sarà meglio che facciamo una media in modo che tutti i bambini possano avere una modalità di fruizione del servizio adeguata, senza riempire all'inverosimile una sezione e lasciarne una mezza vuota. Poi, una volta appunto individuati i posti per scuola e sezione, si fanno la graduatoria con i punteggi che adesso vi faccio vedere. No, si vedono bene, temevo che non si vedessero. Allora, i punteggi sono anche riportati nella domanda, quando l'andrete a compilare, ci sono tutti dei menu con le mascherine, con i menu a tendina, quindi li vedrete. Poi questa presentazione ve la metto anche sul sito, se non volete stare a tribolare, se non riuscite a fotografarla bene. Allora, i punteggi per stradario sono, io qua mi soffermo un po' perché è sempre il tema un po' che non aiuta nella comprensione delle graduatorie. Allora, se una famiglia decide di scegliere la scuola di stradario, quindi quella che vi è arrivata scritta nella lettera qua, al centro, ha 100 punti, che è il massimo, diciamo, per lo stradario. Lo stesso punteggio lo hanno i bambini che scelgono la scuola paritaria Bertacchini-Borghi, perché il Bertacchini, non essendo una scuola paritaria, non ha uno stradario. Quindi abbiamo detto lo stradario del Bertacchini è pari a tutto il territorio comunale. Questo cosa significa? Che se, facciamo un esempio concreto, se il bambino Mario Rossi è di stradario al Cassiani, ma decide di mettere il Bertacchini, avrà i 100 punti esattamente come per il Cassiani, ma se li usa ovviamente per la scelta del Bertacchini, non li avrà poi anche per il Cassiani, cioè i 100 punti si usano una volta sola. Sembra una banalità, ma l'ho preciso perché negli anni non era molto chiara questa cosa, quindi io lo dico proprio così, chiarissimo. Poi facciamo anche poi qualche esempio se ci sono delle domande. Se un residente appunto a Maranello chiede l'istituto di stradario, quindi esempio istituto Stradi, ma invece che il Cassiani, immaginiamo sempre di essere Mario Rossi, chiedo la Gazzi perché, non lo so, mi va di andare alla Gazzi, i punti non saranno 100 ma 75. Quindi è tra virgolette un po' svantaggiato, passatemi questi termini un po' così ma per capirci, rispetto a chi ha scelto quella che gli era stata assegnata di stradario. I residenti che chiedono il plesso fuori da stradario, quindi se ho Stradi chiedo Ferrari o viceversa, 50 punti, i non residenti hanno 0 punti come stradario. Poi il punteggio per la, quindi si dà un punteggio per lo stradario, si dà un punteggio per la situazione sociosanitaria, vale a dire se ci sono dei bimbi con disabilità certificata, quindi la legge 104. Adesso dico una cosa che vi fa sorridere. Non vuol dire che sia iscritto all'ASL, perché negli anni si sono arrivate delle domande in cui c'è scritto sì, è iscritto all'ASL, al libretto sanitario, cioè al codice fiscale. No, è un bimbo certificato ai sensi della legge 104. L'ho specificato, ogni anno c'è qualcosa che non è chiaro, quest'anno scoprirò un'altra cosa che non avevamo ben chiarito. Poi ci sono dei punteggi che diamo per la situazione del nucleo familiare. Se ci sono fratelli che frequentano la scuola nello stesso anno scolastico, cioè non adesso, ma a settembre. Se voi avete un fratellino o una sorellina che fa facciamo l'Obici, diciamo un'altra scuola, l'Obici, ed è ad esempio nei 4 anni, quindi l'anno prossimo è nei 5, potete indicare che appunto avete un fratellino nella scuola. Ma se sta facendo i 5 l'anno prossimo va alle elementari, no. Perché questo, anche qua, c'è una domanda, prego. C'ho anche il microfono, se... nel caso di gemelli, brava, grazie, perché ogni tanto me la scordo. Tu vuoi fare la valletta. Aspettate che qua ci sono... i miei colleghi che... aspetta, no, ma adesso questa l'ho sentita, sono anziana, ma insomma... Sì.
visto un po' d'udito, sai, i ragazzi si preoccupano. No, allora, nel caso di gemelli non va indicata questa cosa qui, perché si intende lo scopo di questo, vi spiego lo scopo. Se uno ha già un bimbo che frequenta in una scuola, è molto probabile che voglia che anche l'altro, per non fare il giro di tre scuole, alla mattina, di due scuole, scusate, ho mettato un figlio, vada nello stesso plesso. Quindi è solo per quello. Poi è ovvio che se ci sono gemelli sarà nostra attenzione, nostra, quando dico nostra non parlo solo del comune, parlo dell'ufficio unico, quindi anche delle scuole, metterli nella stessa struttura, ok? Quindi non va segnato nel caso di gemelli. Poi un altro punteggio è la famiglia monogenitoriale. Cosa intendiamo per monogenitoriale? Ai fini di questa domanda, che è un po' diversa da quella del nido, intendiamo proprio il bambino o orfano o riconosciuto da un solo genitore. Quindi non i separati, divorziati o situazioni, diciamo, di persone che non convivono più. Okay? Detto questo, quindi stradario, situazione del bambino, sanitaria, situazione del nucleo e situazione lavorativa. Questo punteggio che voi vedete lo diamo uno per genitore. Quindi, ad esempio, se il genitore fa da 40 a 38 ore settimanali a 20 punti, da 37 a 35, 17, eccetera, 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 vado a scalare. Se è disoccupato o è uno studente, disoccupato iscritto al centro per l'impiego, uno studente iscritto regolarmente, ha 2 punti. Poi c'è un punteggio accessorio, che è questo qua che ho messo un po' in corsivo, che i lavoratori trasfertisti o turnisti sulle 24 ore hanno un punto in più. Turnisti sulle 24 ore l'ho preciso perché nel nido e anche negli altri anni ci sono stati un po' di incomprensione. Non è chi fa il mattino, so che sembra banale, ma non è chi fa il turno mattino e pomeriggio, ma chi fa i turni anche di notte sulle 24 ore, quindi il medico per esempio, piuttosto che adesso non me ne viene l'infermiere, vado sul sanitario perché mi vengono meglio, o il classico 3 turni in ceramica, eccetera. E non chi fa magari anche il semicontinuo, insomma, proprio sulle 24 ore. I trasfertisti, anche qua, precisazione, non è chi va via la mattina e torna la sera, perché c'è chi magari lo pensa, il trasfertista è chi sta proprio via, insomma, con una certa frequenza, non so, va via dal lunedì e torna il venerdì, insomma, sta via molti giorni, quindi diciamo che sulla famiglia non è meno di supporto, ecco. Poi, all'interno della, diciamo, cioè questi sono i punteggi, le priorità che abbiamo sono che prima raccogliamo tutte le domande nei termini, l'ho messo così perché nell'articolo era così, ma in realtà avrebbe senso mettere prima la priorità e poi il punteggio, però ho voluto essere rispettosa di come era l'articolo. Praticamente noi facciamo la graduatoria di tutte le domande nei termini, mettiamo prima i bimbi di 5 anni, poi quelli di 4, adesso questo mi interessa relativamente, di solito sono molto pochi i bimbi di 5-4 anni, può essere qualcuno che si è trasferito, eccetera, e comunque, tra virgolette, passatemi il termine, non gareggia con i bimbi di 3 anni perché sono sezioni di norma diverse, fate eccezione per magari le sezioni miste, ok? Poi i bimbi di 3 anni e poi gli anticipatari. E si guardano prima le domande arrivate nei termini, quindi da 18 gennaio al 10 febbraio, poi successivamente pensiamo a quelle che sono arrivate in ritardo, perché è giusto che chi arriva nei termini abbia un vantaggio. E se c'è parità di punteggio con bimbi dello stesso anno, quindi tra tutti i 3 anni ci sono 2 bimbi che hanno 120 punti, precede chi è nato prima. Okay? Poi, per chi richiede il Bertacchini, ci sono dei criteri approvati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e nel caso di parità di punteggio precedono i bambini che hanno eventualmente dei fratelli in età prescolare, cioè della fascia 0-3 anni, in età da nido, per intenderci. E inoltre c'è un punteggio in più solo per il Bertacchini, cioè solo per i richiedenti Bertacchini, il nucleo con, cioè la famiglia con almeno 3 figli di età inferiore ai 14 anni ha 3 punti in più. Okay? Poi tutte queste cose vi verranno fuori automaticamente, vale a dire nel momento in cui voi se voi inserite tra le scuole scelte, faccio un esempio, il Bertacchini, vi verrà fuori anche questo punteggino qui, diversamente no, quindi non c'è il rischio di sbagliarsi, è abbastanza guidata. Poi ogni anno scopriamo che c'era un blocco che si poteva mettere che non abbiamo messo. Ma. Poi adesso vi faccio vedere il facsimile della domanda, giusto per riassumere un po'. È bruttino, ve lo dico, perché è proprio quello che ho tirato fuori dal programma. Viene un po' più bello dopo. Infatti manca comunali, per esempio. Beh, ce lo mettiamo perché non lo posso vedere. Ok, c'è scritto appunto servizi scolastici comunali perché è il nostro facsimile.
io ho sottoscritto eccetera, richiede, adesso voi lo vedete così, poi saranno tutte piccole mascole come una tendina, dovete mettere i dati del vostro bimbo o della vostra bimba, i vostri dati, quindi il dato del genitore che fa la domanda, che entra con lo SPID, c'è scritto residenza, insomma tutti i dati da compilare. Io ho evidenziato in giallo le parti un po' quelle che vi ho spiegato prima. Vi chiederanno quella che è la scuola di Stradario. Voi dovete indicare la scuola che vi è stata scritta nella lettera. Okay? Poi noi la ricontrolliamo, però ci serve per vedere se avete indicato la scuola di Stradario oppure un'altra. E quindi qui non è quale scuola scegliete, ma la scuola che vi è stata assegnata. Poi qua c'è un link allo Stradario che dopo sarà anche sul sito. Non lo clicco perché questo non funziona, perché è la... bisogna fare un link nuovo. Chiedo appunto l'iscrizione di mio figlio e tutti i dati. Secondo queste priorità, ecco qua. Allora, le priorità si vede abbastanza, volete che ingrandisco? No, insomma, si potrebbe vedere anche un po' meglio, però aspettate che provo a vedere se riesco, perché è scritto piccolo di suo. Va meglio? No, insomma, non troppo. Allora, bisogna scrivere, vedete, c'è scelta 1, 2, 3, non mi sono dimenticata due scuole, ma è la scelta dell'istituto, quindi uno prima deve mettere, non so, facciamo sempre l'esempio, un bambino che, facciamo stavolta che di Gorzano, quindi di Stradario sarebbe Gorzano, quindi Istituto Ferrari. Mettiamo che voglia scegliere la scuola di Gorzano, mette 1 Istituto Ferrari e poi all'interno mette, non so, 1 Gorzano e ad esempio 2 Obici, cioè l'altra che è quella di, diciamo, dello stesso istituto e che di norma è quella più vicina a casa, per una questione proprio logistica. Scelta 2 ad esempio Bertacchini, sto inventando, e scelta 3 le altre due scuole dell'altro istituto. Quindi si scelgono prima gli istituti, Istituto Ferrari, Stradi e Bertacchini, nell'ordine che desiderate, e all'interno dei due istituti comprensivi, siccome loro hanno due scuole, A e B, cioè quella che volete. Perché vi dico di metterne più di una? Perché non è detto che, che ci siano abbastanza posti rispetto ai bimbi di Stradario, ai nati, diciamo, di quello Stradario, o rispetto alle preferenze, come si svilupperà la graduatoria. Però vi diciamo di indicare altre scuole soltanto se avete la possibilità di accompagnarlo. Faccio un esempio concreto. Se siamo di Stradario Obici e la mamma non ha la patente e il papà va via la mattina alle 7 e torna la sera alle 7, non ha senso mettere la scuola Gazzi anche come scuola, perché poi, e ci è capitato, se non c'è posto all'Obici, ma c'è posto alla Gazzi, in ordine andiamo, dopo vi spiego esattamente come facciamo, verrete ammessi alla Gazzi. E se voi il bambino o la bambina non riuscite a portare alla Gazzi perché appunto per una questione di logistica, cosa succede? Dovrete rinunciare e perdete la possibilità di andare all'Obici, che magari è l'unica che riuscite a frequentare. Quindi tanto vale, se uno non ha la possibilità di accompagnarlo in un'altra scuola, rimanere in lista d'attesa per quella scuola lì, quindi per l'Obici, e mettere solo quella, perché tanto se nelle altre non ci riuscite ad andare non ha senso metterle, e aspettare, perché magari può capitare che nel corso dell'anno qualcuno si ritiri o ci siano dei trasferimenti, eccetera, e quindi dopo potete entrare. Diversamente vi togliete la possibilità di frequentare la scuola, perché dopo non è che si può ritirare, di far domanda, insomma. Quindi, per fare una sintesi di questo che è il punto cruciale della graduatoria, voi dovete indicare come prima scelta quella che desiderate come prima, consapevoli dei punteggi. Cioè, se io sono di Stradario Gorzano e metto Cassiani, avrò 50 punti, per esempio, e quindi in graduatoria non sarò tra i primi, è evidente. Dopo vi spiego come funziona. Se voglio mettere il Bertacchini come prima, metto il Bertacchini, ho 100 punti, però poi quando vado a mettere il Cassiani, immaginiamo sempre di essere, nomino sempre Bertacchini e Cassiani perché ho le tre referenti della scuola, mi vengono in mente. E, se appunto mettete Bertacchini, dopo, se non c'è posto al Bertacchini e andiamo oltre, non è che dopo i 100 punti li possiamo, ma io avevo la scuola Cassiani, Stradario, avrei detto 100 punti. 100 punti si usano una volta, se no quelli che non lo mettono come primo e non scelgono il Bertacchini o lo scelgono come secondo vengono svantaggiati. Okay? E la frequenza oraria, l'ho sottolineato, noi chiediamo, prego? Sì? Ma ci si sente? Sì, che è la cosa più facile. Ok, non c'è posto? Ok. Se l'ha messa come seconda, se l'ha messa come seconda scelta. No, dopo le faccio vedere come si fa. Dopo vai nella seconda che va, cioè nella graduatoria dopo
gliela faccio vedere adesso un attimo, dopo torno indietro nel passaggio. Noi facciamo una graduatoria, così magari è più chiaro per tutti, noi facciamo una graduatoria di prima scelta. Cosa vuol dire? Prendiamo tutte le domande che sono arrivate, mettendo solo la vostra prima scelta, quindi il bimbo A ha scelto la scuola Gazzi, il bimbo B è... e mettiamo tutti in fila solo con la prima, quindi proprio il vostro desiderata. Mettiamo in ordine di punteggio, sappiamo che abbiamo, tiro dei numeri a caso, 20 posti in ogni sezione, faccio dei numeri facili, bene, arrivo al 21esimo, faccio Bertacchini, facciamo il suo esempio, Bertacchini, ok, sono arrivata a 20, il 21esimo del Bertacchini non lo posso accogliere, vado a vedere di fianco cosa ha messo, cioè prima prendo tutti i primi, ok, dopo prendo tutti quelli che sono rimasti fuori, se ha messo, non so, come seconda Lagazzi, ok? Vado a vedere come seconda, una volta che ho preso tutte le prime scelte, quanti, non so, mi sono rimasti 5 posti alla Gazzi, 5 al Cassiani, 5 da tutte le parti, sempre numeri facili. Io cosa faccio? Dopo prendo tutti quelli che sono rimasti fuori dalla prima scelta, quindi dalla prima del Bertacchini, dalla prima della Gazzi, li metto tutti insieme, così li tratto tutti uguali, ok? E in ordine di punteggio scorro, dico, bene, il bimbo A cosa ha chiesto, a parte la prima scelta che era il Bertacchini, ha chiesto la sua scuola di Stradario, per esempio. Per me però il punteggio rimane, cioè, non gli ridò i 100 punti, rimangono esattamente in ordine come siete adesso. Cioè come siete... cioè, no, io li prendo tutti, quelli che sono rimasti, mettiamo che ne ho presi i primi 20 di tutti, e mi sono rimasti da 21 a 25 fuori dappertutto, per dire. Li prendo tutti insieme, li metto in ordine di punteggio, quindi chi aveva scelto la scuola di Stradario a suo tempo ha più punteggio, perché è rimasto anche fuori, chi invece aveva il non residente, facciamo un esempio, che aveva pochi punti, o quello che aveva scelto l'altro ne aveva 50, quindi ne avrà meno, è più svantaggiato perché non ha scelto quella sua di competenza. Dopo noi li mettiamo tutti in fila e vediamo cosa ha scelto come prima, scusate, come seconda, perché poi la prima non c'è più, ha scelto questa scuola, c'è posto? Sì. Non c'è più posto, per esempio, oppure vado avanti, sì, non c'è posto nella seconda, vado nella terza, e per assurdo alla quarta e alla quinta, in maniera proprio matematica, è una cosa proprio matematica. No, c'è, con gli stessi, con i punteggi che vi siete, che avete avuto prima. No, non vengono ricalcolati, cioè se voi avete scelto la scuola di Stradario e avete 120, fatto dal 100 dello Stradario e i 20 del lavoro, rimanete così perché voi avete scelto quella vostra di Stradario o il Bertacchini, che equivale a comunque aver scelto quella di Stradario, e viene, diciamo, tra virgolette un po' penalizzato, ma perché svantaggiato è brutto, penalizzato chi non ha scelto quella di Stradario. Poi dipende, c'è quello che non ha scelto quella di Stradario ma c'ha poi il fratellino e c'ha i 15 punti o c'ha una situazione particolare, quindi non è detto che sia proprio così, l'ho proprio fatta basica per renderci chiari. E quindi si fa una graduatoria di quelle che si chiamano seconde e terze scelte, in realtà sarebbero seconde, terze, quarte e quinte, ho scritto seconde e terza perché di solito ci si riesce. Prego. No, non è obbligatorio, è consigliato se riuscite a accompagnarli nelle scuole, il discorso di prima, vale a dire, se voi mettete come prima, come unica, non so, mettete Agazzi e Cassiani, faccio un esempio, perché, non lo so, perché vi piace così, e non ci fosse posto, adesso vado sempre per assurdo, io non, ho una vaga idea di come sono i numeri, ma non è che me li ricordo divisi, e non ci fosse posto né Agazzi né Cassiani, se come terza abbiamo messo il Bertacchini piuttosto che l'Obici, allora se c'è posto lì, in quel ragionamento che facevo con la signora, cioè nella seconda graduatoria, vi riassegno, se no voi rimanete in attesa. Diciamo che mettere più scuole dà più possibilità di essere ammessi, bisogna solo non farlo se non riuscite a portare i bimbi in quella scuola. Prego. Non è nello stradario di Maranello? Non è, nata, non è più residente a Maranello? A zero? Ah, sono cattiva. Ah no, lei mette niente, non residente, specifica. Ci dovrebbe essere altro non residente, vero Moni? C'è una, non l'ho detto, c'è... Sì. Dove c'è scritto di Stradario? Dov'è la domanda? Qua, torniamo qua. Dove c'è di Stradario, lei mette, cioè proprio... niente, non residente, esatto. Poi qua le mette tu, cioè il nostro consiglio spassionato è di metterle sempre tutte, perché se uno non vuole che gli rimanga il figlio a casa, ovviamente è quello. Diciamo solo di non metterlo a chi sa già che poi non ce lo riesce a accompagnare, perché dopo rimane... Lei le mette...
nell'ordine di preferenza sua, sì, tre scelte. Scusate, però ricordiamo che alcune cioè la scuola a Gorzano è a Gorzano. No, ma se lei è non residente. Sì, no, dico, di solito si dice così perché uno magari dopo dice ci arrivo, però non sono nel centro del paese. Sì, ma una volta che uno ha la macchina, cioè che viene da un altro comune, è facile. Berzacchini. Beh, poi voi le potete mettere tutte, nel senso che... ma è svantaggiata in quanto non residente. Nel suo caso poi il discorso dello stradario, questi discorsi non valgono, li ho fatti perché la maggior parte insomma sono residenti. Allora, torno un attimo qui, poi dopo ritorno alla presentazione e dopo se ci sono altre cose. Però se ci sono domande mirate, come avete fatto, continuate perché così le facciamo nel momento giusto. Stavo parlando della frequenza oraria. Ci sarà la possibilità... qua? Dov'è? Aspettate, scusa. Oh, aspettate che adesso mi dite così, non ci riesco. Dichiaro... no, qua viene scritta in automatico rispetto a quelli di stradario, deve essere sì o no. Cioè, non mi sono sbagliata io, siccome era il campo, era un campo che era venuto male, perché è la scelta, se hai messo, viene scritto che se uno ha scelto la scuola altra rispetto a quella di stradario è in grado di accompagnarlo. Non l'ho scritto perché non era scritto bene. Allora, di solito però su tutti i campi o col sì o col no, o già precompilati o con altro, cioè abbastanza guidata. Poi se trovate delle cose che non funzionano, soprattutto se la fate i primi giorni, chiamateci, perché nonostante insomma stiamo attenti, qualcosa può sfuggire. Richiesta della frequenza oraria, a un certo punto, adesso io qua ve l'ho semplificata appunto perché sarà la possibilità di chiedere l'orario antimeridiano, cioè le 25 ore, piuttosto che le 40. Noi diciamo sempre a tutti di indicare il tempo pieno, quindi le 40, anche se voi avete intenzione per tutti i tre anni della materna, piuttosto che per il primo anno, non per i primi sei mesi, finché non si ambientate, eccetera, 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 di frequentare solo il mattino. Perché ve lo diciamo? Perché sulla base di queste richieste vengono organizzati e viene organizzato il personale. Quindi ad esempio lo Stato dice, se faccio un esempio delle scuole statali, se, ma lo stesso vale poi anche per una scuola paritaria, se ho 25 domande e ne ho 20 di bimbi che vogliono stare solo al mattino, io metto un insegnante e un pochino. Invece se noi chiediamo, se tutti voi chiedete il tempo pieno, metteranno due insegnanti per l'orario tempo pieno. Se ci saranno delle giornate in cui, non so, i primi due mesi, in cui ci sono 5 famiglie che decidono, perché hanno la possibilità di lasciarli solo al mattino, di andarla a prendere al pomeriggio, meglio, i bambini avranno un rapporto numerico migliorativo. Ecco, quindi mettetela sempre questa cosa. Poi ci sarà precisare, era qua la religione cattolica? Chiedo di avvalermi, no, è più sotto. Questo è sempre rispetto all'orario. L'ho fatto all'ultimo momento oggi perché era quell'altro, era brutto, questo è un po' meno brutto, ma è bruttino. Qui precisiamo sempre una cosa che immancabilmente qualcuno si dimentica, quindi state attenti, almeno voi fate bella figura. Iscriversi al tempo pieno, cioè iscriversi alla scuola materna, non dà per scontato l'iscrizione ai servizi aggiuntivi, cioè al pre, al post e alla mensa soprattutto. Perché c'è chi mi dice, ma se mi sono iscritto al tempo pieno è ovvio che mangio lì. Sì, è ovvio, però bisogna firmare, cioè compilare un'iscrizione alla mensa per l'impegno al pagamento, eccetera. Questo verrà fatto in un secondo momento, l'abbiamo solo ricordato. Tanto poi ve lo dimenticate, noi ve lo torniamo a ricordare. Poi ci sono tutti i soliti campi, la cittadina... Prego. Sì? Sì, assolutamente. Dopo poi ha fatto bene a dirlo, così magari dopo lo preciso. C'è il tema delle vaccinazioni, perché sapete che le vaccinazioni sono obbligatorie. E, ho letto gli adempimenti vaccinali, verrà per forza il flag di sì, perché dovete averli letti, eccetera. Poi c'è una parte che ho semplificato molto, ma è sempre col menù a tendina, padre, madre, numero di fratelli e sorelle, i dati, perché ci servono per esempio per verificare se avete un fratellino che fa la scuola a Lobici piuttosto che da un'altra parte, altre persone conviventi. I criteri sono un po' quelli che vi dicevo prima, è per questo che l'ho inserita qua la domanda, così ripassiamo i concetti di prima. L'età del bambino, perché noi tutte le domande di voi che arrivate nei termini le dividiamo, bambini di 5, di 4, di 3. Voi siete tutti di 3, di 5, di 4 ne capita forse uno o due ogni tanto, qualcuno che si è trasferito, però insomma. Prego. 3, sì, c'è proprio scritto 3. Esatto, sì, età del bambino, esatto, inteso, bravissima, come sezione, 3 anni, 4, 3 anni, voi mettete 3, perché siete tutti di 3. Qua c'è scritto che, ecco, ad esempio questo, vedete che c'è un errore 2021, beh, correggo, e non è corretto, fa niente,
Praticamente qua dice che, di nuovo, quello che vi dicevo prima, se, uno è anti- se un bambino è anticipatario, ecco, se è anticipatario si viene scritto dovete, invece che 3, 4, 5 c'è anticipatario nella, nel menu a tendina. E gli anticipatari viene ribadito che verranno accolti solo se abbiamo accolto tutti i bimbi di 3 anni, giustamente. Poi lo stradario, e qui ci sarà da mettere il quello che vi dicevo prima, sopra mettete le preferenze, qui c'è proprio il punteggio da mettere, voi metterete, ho scelto la scuola di stradario piuttosto che ho scelto l'altra con il punteggio, se però vi sbagliate, cioè stateci attenti, ma se vi sbagliate noi comunque le ricontrolliamo, ok? La situazione sociosanitaria dovete fleggare appunto se c'è, io ho messo sì o no, però insomma se la, il bambino o la bambina ha disabilità, no ma meglio perché mi aiuta a... No? C'è una tendina, sì. E con i punteggi, ho scelto la scuola di stradario e quindi ho diciamo, fatto la scelta dai 100, dai 100 punti, ho fatto quella da 75, ho fatto quella da 50 o da 0. E la signora, in prima fila, 0. Giusto perché ormai uso gli esempi così diventa. Poi, situazione del nucleo familiare, anche qui dovete mettere sì o no, o il flag, adesso non mi ricordo. Fratelli frequentanti nell'anno scolastico, quindi prossimo, la stessa scuola, cognome e nome del fratello o della sorella, così noi verifichiamo che effettivamente sia lì, e dà diritto a 15 punti. La famiglia monogenitoriale, come abbiamo inteso prima, quindi orfano o... riconosciuto un solo genitore 30 punti, poi adesso qui l'ho sintetizzata, padre e madre, ci saranno anche lì menù a tendina, 20 ore, 20 punti con da non ricordo più, vabbè, 37, 43, mi confondo con quelle del nido, ma niente, sto invecchiando, queste cose una volta non mi succedevano. Bene, e poi un'altra cosa importante, magari riguarda pochissimi, ma io lo ricordo sempre, le riunioni, se una volta iniziata la scuola, quindi avviato l'anno scolastico, siete stati ammessi nella scuola Pinco Pallino, e non in, o successivamente vi siete ammessi, una, o iniziata la scuola o in caso di ammissione in corso d'anno, non vi vediamo arrivare a scuola, non comunicate che non so, siete via per un motivo particolare, eccetera. Dopo 30 giorni, senza che sia stato possibile rintracciarvi o nulla, perdete il posto. Quindi se per caso capita, è difficile che uno stia via 30 giorni a settembre, dal 15 settembre al 28, ma si sa mai, uno può avere anche una situazione particolare, familiare, avvisate, ecco. Poi non è che facciamo perdere il posto proprio il 31esimo giorno, però neanche... avere dei dispersi che tengono dei posti quando abbiamo, dei dispersi non si dice, della gente che non si sa più dove sia finita. E poi c'è tutta la parte, ecco, sulla scelta della religione cattolica, la scelta dell'iscrizione alla scuola deve essere condivisa, quindi se ci sono famiglie con genitori separati, ma in generale comunque va condivisa, perché qua si dice che anche se la domanda è firmata da un solo firmata attraverso lo SPID da un solo genitore, si intende che l'altro è d'accordo. Prego. Faccio sempre così, ma è per la luce. La Robby vuol fare la valletta. Per la scelta della religione cattolica, sì. Questo non incide sulla scelta della mensa, quindi quella è un'altra richiesta sì, che sì, va fatta. Questa solo per sapere, per le scuole, se devono, faccio riferimento alle scuole statali, perché la scuola paritaria Bertacchini Borghi è di orientamento cattolico, però diciamo che è per sapere loro quanti bambini hanno che fanno religione e per... Perché la fanno alla scuola materna? Sì. Ah, ok. E la fanno e quindi per l'insegnante di religione, per sapere no. Probabilmente in base a quanti numeri, immagino io. Non sapevo che la facessero. Cioè. Sì, no, la fanno, sì, la fanno, vero Cristina? No, mi fa venire, quando uno è così convinto mi fa venire anche il dubbio di non ricordarmi bene le robe. E poi c'è che avete dichiarato il vero, tutta la roba sulla privacy che non vi leggo, ecco perché è noiosa. Tornando alla domanda, ribadisco questa roba qui perché è quella su cui tutti dopo fanno i ricorsi, tutti si arrabbiano, vengono, Cinzia non me l'avevi spiegato e io invece ti dirò che ve l'ho spiegato, anche perché adesso la registriamo, quindi dopo dirò, l'avevo spiegato se non era presente. No, e allora, graduatoria di prima scelta, lo ripetiamo, si prende, è redatta dai singoli istituti, quindi noi cosa facciamo? Raccogliamo tutte le domande. Finito il 10 di febbraio, nel giro di qualche giorno facciamo il riepilogo di quante domande sono arrivate, diamo il pacchettino delle prime scelte a ciascun istituto. Loro fanno la loro graduatoria, controllano le dichiarazioni, fanno le verifiche che devono fare, redigono la graduatoria, dicono bene, noi riusciamo a prendere questo, 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 questo. Prima noi abbiamo deciso insieme, valutato quanti bambini possiamo prendere per sezione, col ragionamento che vi abbiamo fatto prima. Ad esempio, faccio l'esempio più facile, lo scorso anno, essendoci poche domande,
scusate, pochi nati, di conseguenza poche domande, il numero di posti per sezione era indicato, adesso 18 direi, 17? 17. Ecco. Lo dovrei sapere, ma erano subito 17-18, che non sono i numeri soliti a cui siamo abituati, dei 24-25 per sezione, a cui eravamo abituati prima. E questo perché non aveva senso, come dicevo prima, mettere 25, che ne so, in una sezione e quindi fare, diciamo, lavorare 25 bambini con due insegnanti, quando invece c'era un altro 10 bambini con due insegnanti, quando c'era la possibilità di avere appunto 18. Fatto 25, 10, beh, 35, allora ho fatto bene il conto, mi è venuto bene. E quindi si fa questa graduatoria di prima scelta, poi si va a vedere le seconde opzioni. Una cosa importante che ci tengo a sottolineare, perché alcuni genitori me la chiedono, è, non, mi hanno chiesto, non è che se metto più scuole poi voi mi mettete dove, tanto le ho messe tutte e mi mettete un po' dove c'è posto? No, si fa rigorosamente in maniera matematica. Cioè si va nell'ordine che avete scelto. Non è che se avete messo come quinta Lobici, noi visto che c'è Lobici, adesso dico Lobici, vi mettiamo come prima Lobici, tanto a lui gli va bene, no, assolutamente. Cioè il pieno rispetto, è proprio una roba matematica, poi lo potete vedere anche dalle graduatorie. Ok, questo è molto importante. Prego. No. No, perché il nido, intanto, il nido d'infanzia non ha uno stradario, perché, e poi lo sapete, i nidi sono praticamente a Maranella, diciamo nelle frazioni non ci sono, quindi verrebbe, uno non sarebbe corretto, nel senso che verrebbero dati dei vantaggi soltanto per aver frequentato un servizio, e poi comunque non sarebbe neanche eco, perché sarebbero solo per le scuole di Maranella e non per quello delle frazioni. Nota bene quello che vi dicevo prima, cioè di indicare un'altra scuola soltanto se si ha la condizione per farlo frequentare. I futuri residenti, coloro che al momento non sono residenti ma si trasferiranno a Maranello perché magari hanno acquistato casa, piuttosto che sanno che si trasferiranno, vabbè, non lo so, si trasferiranno, possono far domanda come se fossero residenti, quindi mettono scuola di stradario, quella che sarebbe di stradario in base a dove andranno ad abitare, ma devono allegare una documentazione che attesti questo trasferimento, che può essere il compromesso, il rogito della casa se uno sta comprando casa, gli accordi per un contratto d'affitto, piuttosto che altre situazioni, insomma, dalle quali si possa evincere che effettivamente questo trasferimento è concreto. Ok? Prego. Allora, secondo me, chiedo alla Monia, secondo me si riesce ad allegare? Ok. Esatto, se però per qualche motivo, al di là di questa cosa, in generale anche la documentazione, ci fossero dei problemi, dopo c'è il nostro numero, c'è scritto, ci chiamate, ci scrivete una mail, perché nel dubbio, voglio dire, è capitato, mandate la mail a noi, noi la stampiamo, la alleghiamo alla domanda che poi diamo alle scuole. Sì, 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 non c'è problema. Però sì, c'è la funzione, ho chiesto a lei perché una volta, anni fa, non funzionava, io sono rimasta un po' indietro. C'è qualche altra domanda su questo pezzettino? Sì? Sì. Allora, sul sito del comune di Maranello, a parte che adesso ce l'ho, quindi dopo se si vuole fermare, sul sito del comune c'è, e anche nella domanda, qua non ve l'ho fatta vedere perché non c'è effettivamente il link, all'inizio, qua, l'ho fatto azzurro solo per ricordare, c'è il link allo stradario, quindi voi andate dentro, vedete, è una tabellina, matematica, cioè anche questa molto matematica, in ordine alfabetico, in base alla strada c'è scritto qual è la vostra scuola. Poi se avete dei dubbi ci chiamate, cioè non è che solo perché siamo qua dopo scompariamo, anzi, meglio che cioè se avete dei dubbi, questo lo dico sempre a tutte le riunioni, dal nido, chiamate, chiedete, piuttosto che sbagliare o fare le cose che dopo, ma non mi ero capita, non mi ero spiegata. Brava, così. Sì. L'importante è che sia residente il bambino, però di solito il bambino non è residente da solo, nel senso che dovrebbe essere residente con uno dei genitori, però se il bambino è residente con la mamma e la domanda la fa il papà o viceversa, come criterio di residenza prendiamo la residenza del bambino. Bene. No, perché ormai sono domande, queste sono sul pezzo. Questo ve l'ho detto, ecco, oddio, cos'è sto lavoro? Ah. Fermo. Allora, servizi aggiuntivi, dicevamo prima, ve li riassumo velocissimamente, sono la mensa, il pre-scuola e il post. La mensa, sì, sappiamo che cos'è. Pre e post, il pre è dalle 7:30 alle 8:30, il post è dalle 4:30 alle 6:30. Allora, nelle scuole statali il servizio è erogato dal Comune di Maranello.
Quindi l'iscrizione va presentata quando sarà il momento, sempre su questo portale, perché è quello nostro, dei nostri servizi. Per la scuola paritaria, siccome la scuola eroga direttamente i servizi, li eroga come scuola, l'iscrizione si fa alla scuola. Però i tempi e la modalità per fare queste iscrizioni poi vi verranno comunicate. Cioè, una volta che sappiamo dove siete andati, in quale scuola siete ammessi, eccetera, ci sarà poi la possibilità di fare la domanda. Di solito le iscrizioni rimangono aperte abbastanza. Adesso non so i tempi della scuola paritaria, ma credo che non ci siano delle grosse differenze rispetto a noi. Noi di solito le raccogliamo una volta che esce la graduatoria, tipo fine aprile, primi di maggio, dipende. Quest'anno è più facile che sia verso la metà di maggio, perché sono un po' slittate avanti i termini rispetto all'anno scorso. Noi dopo diamo un mesetto di tempo circa per fare le iscrizioni, e poi, come diceva qualcuno, le iscrizioni si possono fare in qualunque momento dell'anno, ok? Non tanto per la mensa, perché di solito quella la buona parte delle famiglie la richiede, però il pre e il post scuola al bisogno, se ad esempio cambia l'orario di lavoro, eccetera. Poi, vi ho messo solo per completare, perché volevo farla un po' meglio dell'anno scorso, le quote delle tariffe per il prossimo anno, quelle senza agevolazione, cioè le tariffe base dei servizi. Il buono pasto sarà 5,85 €, il prescuola 78,50 € ed è una retta annuale, il postscuola sono due rate da 202,75 €. Ah, non vedevo... Ah. Scusate, ho dei problemi, sto invecchiando. Sì, no, forse è chiaro per tanti, ma per noi no, non siamo stranieri, no? Sì. Cos'è la differenza tra paritaria e... Statale. Allora, le scuole statali, che sono appunto 4, sono le scuole dello Stato, quindi pubbliche. In realtà, sì, diciamo così per semplificare, la scuola pubblica e di norma non hanno una retta di frequenza, perché gli insegnanti, la sto semplificando proprio per renderla più concreta, non hanno una retta di frequenza, non è una scuola privata. La scuola paritaria è una scuola privata che ha ottenuto dallo Stato italiano il riconoscimento di scuola paritaria, cioè a livello di qualità di quello che fanno e del programma che seguono, questo in generale, adesso questa è infanzia, ma che sia infanzia o primaria, sono scuole private riconosciute però alla stessa stregua di quelle statali. Di norma, per frequentare una scuola paritaria, poi dipende dalle realtà, si paga una retta, perché appunto è privata. Nel caso della nostra scuola paritaria, come vi dicevo prima, c'è una convenzione col Comune di Maranello per determinati posti, quelli che di anno in anno individuiamo, i bambini vanno e frequentano esattamente come se frequentassero la scuola pubblica. È come se ci fossero dei posti convenzionati, ma sì, proprio, proprio semplificata all'ennesima potenza, un po' bruttina ma concreta. Il costo delle tariffe per i bambini che frequentano i servizi scolastici aggiuntivi sono uguali sia nelle scuole statali, appunto, dove il servizio lo eroga il Comune, ma sempre in virtù di quella convenzione anche i bambini che entrano al Bertacchini, in base alla convenzione, pagano le stesse identiche tariffe. Qua ho riassunto di nuovo gli open day, ma li trovate sul sito, li trovate nella lettera, ho qualche volantino. Non ho, c'è qualcuno che ha fatto... No. Sono io che sto perdendo dei pezzi. Poi, per ulteriori informazioni, a parte ovviamente l'ufficio scuola, vi ho messo i recapiti delle singole segreterie o della scuola. Il Bertacchini ha il suo sito e il numero della scuola. Poi invece le scuole Agazze Cassiani, che fanno riferimento allo Stradi, e Obice Gorzano, che fanno riferimento all'Istituto Ferrari, vi ho messo i numeri delle segreterie, che sono rispettivamente, allora, la segreteria delle scuole Obici e Gorzano, quindi Pozza e Gorzano, è qua dove ci sono le scuole medie, in via Claudia, vicino dal parcheggio, vicino all'edicola. Invece la segreteria delle scuole Agazzi e Cassiani, quindi quelle di Maranello, sono dentro la scuola primaria Stradi. La scuola Bertacchini è tutta lì, ufficio e scuola. Il servizio istruzione, cioè io e i miei colleghi, che dopo vi presento, perché praticamente c'è quasi tutto l'ufficio, e siamo invece qua in via Vittorio Veneto, praticamente di fianco alla biblioteca, qua vicino. Prima strada a destra. Destra? Sì. Sbaglio, la destra, quella sinistra, la mia età ancora. Praticamente dove c'è la biblioteca, la vecchia scuola di Maranello, esatto. Siamo lì, nella parte però che dà verso la fine della scuola. Esatto. Tanti anni fa, esatto. Esatto, dove c'era l'ingresso. Via Vittorio Veneto numero 9, non ce l'ho scritto, ma che miseria, potevo metterci. Allora, in ogni scuola di solito c'è almeno una sezione di 3 anni, adesso
mi devo solo guardare la Cristina, il Cassiani o la Gazzi quest'anno che ne ha due? Ragazzi, ogni anno sbaglio, ogni anno. Allora, adesso vado in ordine. La scuola Gazzi, che è quella vicino alla farmacia comunale, siccome è una scuola di 5 sezioni, ad anni alterni può avere più di una sezione. E quindi la Gazzi l'anno prossimo ha 2 sezioni di 3 anni. Okay. Il Cassiani, che è quello vicino alla Posa, l'anno prossimo ne ha una di 3 anni, perché l'anno che ne ha 2 è una, l'altra ne ha una, perché quella è una scuola da 4 sezioni. Gorzano, facilissima, sono 3 sezioni, quindi 3, 4, 5, esatto, una. Quindi 2 ragazzi, una al Cassiani, una a Gorzano. All'Obici ne abbiamo una di 3 anni e una sezione mista, che a seconda degli anni, anche in relazione alle domande, in relazione anche alla situazione dell'età dei bambini, possono accogliere anche i bambini di 3, dipende un po' dagli anni, a volte fanno 3-4, a volte 3-4-5, dipende. Quindi questo non vi so dire esattamente il numero, perché lo stabiliamo anche in base a quel calcolo che vi dicevo, guardiamo anche, siccome i bambini non li possiamo tagliare a metà, se ci sono dei rotti usiamo quei rotti anche per far quadrare questi conti. Il Bertacchini ha 3 sezioni che sono tutte miste, quindi 3, 4, 5, però il numero di bambini di norma noi lo calcoliamo come una sezione, poi dopo che loro li dividono all'interno di 3 gruppi sezione non fa differenza, diciamo che quindi le sezioni sono di fatto 6 e un po'. Quel po' non ve lo riesco a quantificare adesso, anche perché delle volte ci basiamo, arrivo subito, ci basiamo, oltre su questa situazione, per le sezioni miste parlo più che altro per l'Obici, perché le altre sono tutti bimbi nuovi, si guarda anche un attimino quanti bambini, se ci sono dei bambini certificati, se ci sono delle situazioni particolari che rendono un po' più difficile la gestione per non, diciamo, affaticare una sezione magari che ha già qualche difficoltà. Prego. All'Obici dice, all'Obici, no, lo sceglie la scuola lì, nel senso che è una scelta della scuola. Io so che, cioè io come ufficio unico, noi sappiamo che ci sono, immaginiamo, 20 posti, sempre col 20, 20 posti della sezione 3 anni e 4 nella mista, io so che all'Obici vanno 24 bambini. Poi come li divide guarderanno anche loro, perché di solito ci sono dei criteri, non di solito, ci sono dei criteri, non so quanti bambini, quanti maschi, quante femmine, quanti bambini stranieri, quanti, se ci sono delle situazioni appunto di certificazioni, in modo da fare delle sezioni equilibrate. Poi se qualcuno, ha capitato qualche volta, se qualcuno ha delle preferenze e lo vuole indicare, preferisco la sezione mista, preferisco la sezione omogenea, lo può mettere, non vuol dire che venga accolta la richiesta. Non è vincolante. Però insomma, io dico sempre che nel dubbio c'è un campo note in fondo alle domande. Se avete delle cose, ditele. No, ditele, scrivetele. C'è qualche domanda? Sì? Vado prima là in fondo? Del Cassiani sono lo stesso giorno. Sì, l'abbiamo fatto apposta perché sono scuole vicine, sia la Gazzi che il Cassiani. Ok, quindi io posso andare a tutte e due. Sì, quanto sì. Dura più o meno? Ma l'open day è un momento, non è che c'è un inizio e una fine, è un momento di festa, di accoglienza, quindi uno può andare alle 5 piuttosto che alle 5 e mezzo, se esce alle 5 da lavorare, va a fare un giro, magari mezz'oretta, si ferma lì, ci sono dei laboratori, sono delle attività, fa un pochino, okay. Diciamo come, in base anche alla disponibilità di tempo che uno ha, noi abbiamo messo, siccome sono le due scuole, i due istituti sono abbastanza vicine, le abbiamo messe nella stessa giornata, così il genitore riesce nella stessa giornata a vederla. Ok, grazie. Okay. C'era prima una domanda lì? Cioè lì, sì, lì. Ne avrei 3 di domande. Allora, la 3? Prima, oddio. La nostra famiglia non ha ricevuto la lettera. Siete quindi residenti? Sì. Fate per caso il nido, i servizi educativi, il nido, spazio bambini? No, perché vi spiego, perché faccio questa domanda. Chi frequenta già il nido, i servizi, spazio bambini, così, l'abbiamo dato tramite i servizi. Se per caso fosse stati assenti, faccio un esempio, magari non era arrivata, dopo mi dà, magari qualcuno... No, scrivo una mail... Ma no, mi dice il nome, dopo gliela... Ok. Ce lo segniamo, se lo vuol dire pubblicamente che non si vergogna... Ferrari Massimo. Ecco, così, me lo segno... E capiamo è cosa nome. È successo. Il bimbo si chiama Sergio. Ah no, mi serve il bimbo. Sergio Ferrari. No, io vado, voi non vi considero solo i bimbi. Il mio archivio mentale è in ordine di bambino. Okay. I genitori, niente. Ok. L'altra cosa, all'open day possiamo portare i bimbi? Sì, okay. Vero. L'ultima cosa, per non dichiarare delle cose false quando si compila la domanda... Sì? Il nostro bambino sarà vaccinato nel momento in cui andrà a scuola, ma adesso non lo è. C'è scritto, vediamo vedere cosa c'è scritto nella domanda, aspetti, che non me lo ricordo più, il verbo,
che la, gli anni passati con gli altri due figli mettevano comunque vaccinato perché ci avevano consigliato di fare così. Beh, vabbè, adesso voi, allora aspettate un attimo che volevo fare, adesso chiudo, ci dovrebbe essere qua, facsimile della domanda, che guardo cosa è scritto chiaramente, perché poi questo è il facsimile, non è neanche, aspettate, ah, ma... Gli adempimenti vaccinali, sottolineo che per la scuola d'infanzia la presentazione della documentazione costituisce il requisito di accesso alla scuola. Ho letto gli adempimenti vaccinali, è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie, magari lei ci mette no, mette quello che è la verità. Poi nel campo note lo specifica, oppure scrive sì e dopo nella nota scrive sarà vaccinato la data del... Esatto, l'importante è che se lei lo mette nella dichiarazione... Deve avere nel momento della frequenza, perché esatto, poi si fanno i controlli, quindi... Esatto, sì. Okay. Dopo, se lei mette o sì o no e poi lo specifica nel note, non ha dichiarato il falso, perché dopo si guarda tutto nell'intero, ok? C'era un'altra mano, vero? Prego. Se per privacy non vi vergognate... Via posta ai bambi, alle famiglie residenti non frequentanti. Cioè non averla magari ricevuta dentro la posta, però non... Beh, adesso ve la mandiamo. Ambra Sarracino. Infatti quando parlavate dello stradario... Sì, noi facciamo il nido. Se fate il nido ve l'abbiamo data tramite il nido. Però aspettate, il nido è ricominciato... Arrivo. È cominciato ieri. Oggi era assente, era presente? No, sì, è presente. Adesso verifichiamo cosa è successo. Oh, ma può essermi anche... Siccome magari la va a prendere la mia mamma, non vorrei che... Ma non la sgridi, non la sgridi, che una volta è successo che una nonna aveva dimenticato un foglio, lei ci guarda. Ah, ma conoscendola al 100%. No, non sgridiamola però, no. Io me le sono segnate, lei non è arrivata, voi che andate al nido, magari domani ci date un colpo di telefono, se la nonna ce l'ha bene, se no io non ho problema, la mando via mail, non è un problema. Perfetto. C'era un'altra, ma oddio, ce ne sono tre, non so in che ordine, vai tu Robby. Tutti gli open day sono dalle 5 alle 7? Sì, scuola? Okay, dalle 5 alle 7. Due ore, esatto. Però uno può arrivare alle 6? Sì, quando... Ok, entro le 7. Sì. Okay. Vabbè. Esatto, c'era un po' là in fondo. Sì. Beh, verifichiamo cosa è successo. Mi dica anche il suo di nome che io ve le mando. Oh, mio figlio al momento non va al nido. Ah, ok. Va al nido? In questo momento no, quindi buona. Beh, vabbè, va bene, in ogni caso se al nido non ci fosse. Venivo qua non lo sapevo, magari. Beh, noi vi abbiamo però mandato questa proprio perché sapevamo che c'erano le vacanze, il rientro, insomma, c'erano tante cose, poi dopo le vacanze appunto c'è un attimo da rimettersi nella routine. Noi questo volantino ve l'abbiamo mandato prima della fine prima dell'inizio delle vacanze tramite mail a tutti i frequentanti il nido, intendo. E poi l'abbiamo messo sui social, l'abbiamo ricordato anche oggi con una mail, quindi abbiamo fatto il possibile. Poi mi dispiace se qualcuno non l'ha ricevuto, però noi la mail l'abbiamo mandata. E c'è qualcosa? Sì. È vincolante il fatto di cioè la frequenza? Se uno decide, ad esempio, se decido che la mia bimba non frequenti, diciamo, la religione, è vincolante? Cioè, adesso c'è la Claudia, però in realtà di fatto è l'orientamento della scuola. Poi vuoi il microfono? Innanzitutto ciao, buonasera a tutti. Allora, io sono Claudia, chiaramente sono il coordinatore della scuola d'infanzia Bertacchini Borghi. No, non è vincolante, perché al giorno d'oggi una delle cose più importanti è quella di rispettare i propri valori e le scelte della famiglia. Addirittura a scuola, insomma, abbiamo un bambino che non è assolutamente cristiano e questa cosa è ininfluente per tutto. Quindi non è influente. Bene. Volevo non dire delle sciocchezze, l'ha spiegata meglio, io l'avrei detta proprio più basica. C'è qualche altra domanda? No, certo. Tu e Mina hai una domanda? La mia collega. Cioè frequenterà, ma non partecipa alle attività religiose, nel momento in cui ci sarà l'attività religiosa farà altre cose. Così come i bimbi che non fanno religione alla statale fanno altre cose. Com'è lo Stato, cioè esatto. Nei gradi scolastici. Allora, volevo che
annunciassi, di chiedere, comunicassi all'appuntamento, non so, per l'appuntamento, sì, come è messo, e in seguito all'approvazione graduatoria, quant'altro. Ok, allora, cioè, esatto, grazie. Iscrizione ai servizi e in seguito fare le tariffe agevolate, presentare, sì, l'ISE. Sì, quello lo diceva, esatto, adesso questo intanto ve lo torno sul foglio, se ce la faccio, scusate, ho un momento di... Aspettate. Quello che diceva la mia collega è questo, cioè adesso in questo momento, allora, la graduatoria non abbiamo ancora definito con le scuole quando uscirà, ma indicativamente sarà intorno alla metà di maggio, di solito sono sempre quelli i periodi, poi ovvio che se è più facile del previsto la facciamo uscire prima, tanto meglio. In quel momento lì ci sarà scritto nella lettera che vi arriverà, quando si fanno le iscrizioni e i servizi, ci saranno tutte le informazioni. Una volta fatte le iscrizioni, per chi ha diciamo, i requisiti per richiedere delle agevolazioni tariffarie, che siano per ISE, che siano per situazioni sociosanitarie particolari, eccetera, ci sono dei termini indicativamente per il comune sempre il mese di giugno, lo dico solo perché di norma è dal primo al 30 giugno, e in cui fare questa richiesta. Queste richieste vanno rifatte ogni anno, mentre l'iscrizione ai servizi rimane la stessa, cioè una volta che facciamo un esempio, vi siete iscritti al prescuola e alla mensa, il primo anno di scuola dell'infanzia, dopo rimane iscritto per tutti i 3 anni, non c'è bisogno ogni anno di bisogna solo farla quando va alla primaria. E invece le agevolazioni, perché possono dipendere dall'ISA, determinate situazioni, vanno ripresentate ogni anno, quindi questo giustamente la mia collega ve lo ricordava. E, sì? Sì. Mi serve, la può fare, sì, di norma, sì, in qualunque momento dell'anno, nel senso che di norma noi chiediamo alle famiglie che lo sanno ovviamente di fare l'iscrizione, nelle situazioni soprattutto non tanto per la mensa perché quello diciamo che lo sapete già di solito, ma per il pre e il post che vengono richiesti di norma per esigenze di lavoro o familiari particolari, noi accogliamo le richieste anche in corso d'anno, non abbiamo dei grossi problemi perché in ogni scuola l'abbiamo attivato, ci sono alcune scuole in altri comuni che ad esempio so che se non si arriva a un numero minimo non si attiva, nel nostro caso per il momento in tutte le nostre scuole ci sono tutti i servizi, quindi a noi serve sapere quanti sono per avere il numero di educatori, insomma per queste cose qui, e si può fare in base al momento in cui lo fate, poi ci può essere una riduzione, se ad esempio, faccio un esempio banalissimo, vi iscrivete al post-scuola dal 1° di febbraio, la retta è la metà, quindi non sono 400 rotti ma sono 200, 275, quindi si può fare. C'era un'altra mano o no? Volevo solo dire che l'importante è ricordarsi che se non volete più usufruire del servizio dovete ritirarvi dal servizio, se no rimanete attivi e paganti, ok? Quindi vi vedete, sì, arrivare i bollettini di pagamento, quindi automatico, però se non lo si vuole più bisogna ritirarsi. Esatto, okay? Per noi sono confermati, fatto salvo il ritiro. Questo lo diciamo anche perché ci sono delle famiglie che ad esempio il prescuola e il post lo usano saltuariamente, ma vogliono avere la sicurezza che se hanno quel problema quel giorno, eccetera, hanno la copertura. E quindi il fatto che magari uno dice, ma non hai visto che... perché c'è successo, era un mese che non frequentavo, ma io non devo andare a vedere che se non frequento. Se non vi serve ce lo dite, se no, cioè, poi io... Di norma no. Poi se ci sono delle situazioni particolari, si valuta, nel senso che è capitato che qualcuno si iscrive poi magari dopo un mese è cambiata la situazione, si è ritirato, però diciamo fare attacca e stacca no, però poi insomma se ci sono delle situazioni particolari le valutiamo caso per caso. Una cosa che mi ha fatto venire appunto in mente la mia collega è chi di voi avesse bisogno o perché non ha la connessione o perché non riesce o perché non lo so di venire a fare la domanda in ufficio, vi chiediamo di telefonare per prendere l'appuntamento per evitare di farvi fare della fila ovviamente. Io vi rassicuro su questa cosa, è una domanda molto, molto semplice, nel senso può essere lunga. Se avete fatto quella del nido questa è una passeggiata, nel senso che è molto più semplice, perché non c'è solo la mia mente contorta, ma ci sono delle altre menti un po' più snelle. Invece quella del nido c'è prevalentemente la mia, la scherzo, però diciamo che è abbastanza semplice. Sono tutti campi, basta solo seguire tutti i pezzi. Poi se avete delle difficoltà e dei dubbi anche mentre fate la domanda, è capitato tante volte che qualcuno chiami, guarda non riesco, qua cosa ci devo mettere? Cioè noi vi diamo diciamo, un aiuto anche per telefono, non è che se non venite, l'unica accortezza è magari prendere l'appuntamento, ma per voi, perché noi possiamo anche dire
se aspettate, noi, cioè noi siamo lì a lavorare, che farvi aspettare magari mezz'ora perché abbiamo altre due persone ci dispiace, ecco, tutto lì, e dopo non vogliamo della gente arrabbiata, che ne arriva già tanta comunque a prescindere. C'è qualche altra domanda? Sì, sì, sì. Sì. Allora, la mensa della scuola Bertacchini Borghi è interna perché è la scuola paritaria che gestisce il... Sì? Vero? No, le scuole se hanno la mensa interna. Ho detto, la scuola paritaria Bertacchini ha la mensa interna. Le scuole, le scuole statali, noi abbiamo come comune due centri di produzione pasti a Maranello. Uno è presso il Nido delle Coccinelle, cioè adiacente al Nido delle Coccinelle, ed è il centro produzione pasti che serve la scuola Agazzi, che è praticamente dietro, e la scuola Cassiani, che è a 800 metri tipo. Invece la scuola... Scusate, le scuole Obici di Pozza e Gorzano sono i pasti sono prodotti dal centro produzione pasti che è dentro la scuola Rodari, quindi dall'Obici attraversano il parcheggio e Gorzano fanno un chilometro e mezzo. Diciamo che non vengono da fuori. No, sono tutti i centri di produzione pasti sono sul territorio. No, ci sono delle ditte, delle ditte che c'è la ditta che in questo caso è la CAMS, che è l'equivalente di una CIR. Non vengono. Ah, sì, no, i posti. No, i pasti vengono fatti però, vengono fatti nei due centri di produzione pasti e trasportati per un chilometro, quello che è, perché però non è che vengono fatti a Modena, portati alle 10:30 per semplificare, un po' come succede in ospedale. No, parliamo di percorsi molto brevi. La distanza più grande credo che sia Rodari-Gorzano, per dire. Sì, esatto. Che sarà un chilometro e tre, esatto. Non so, un chilometro e mezzo. Nel caso di Obici-Rodari c'è un pezzo di cortile come da qui a lì. Quindi come la Gazzia, sì. Veicolati. Diciamo che sono fatti a Maranello i pasti. Fatti a Maranello e trasportati nei contenitori adeguati, insomma, per... Invece nella scuola Bertacchini escono dalla porta e sono lì. Alla scuola dell'infanzia si mangia in sezione, non c'è un refettorio, ma ogni sezione mangia dove gioca praticamente, e con l'apparecchiatura, c'è un menù su 5 settimane che poi quando comincerete vi spieghiamo, quindi la rotazione, chi ha delle allergie o delle necessità particolari dovrà segnalarcelo e gli verrà preparata la sua dieta speciale, anche etico-religiosa, ok? Quindi per qualsiasi necessità, chiaro che se ci sono delle motivazioni di salute, il tutto va accompagnato da un certificato del pediatra, del medico che attesti l'intolleranza o l'esclusione di determinati alimenti, che sia il celiaco, che sia un'allergia, che sia che state facendo dei test al bimbo per capire a che cosa è allergico, quindi magari per un periodo ha bisogno di una dieta speciale, occorre la certificazione del pediatra, ok? Comunque tutte queste cose quando farete l'iscrizione ci sono tutte le indicazioni tipo ho bisogno della dieta speciale, sì, no, ci sono tutta una serie di diciamo di flag che ve lo ricordano. E in ogni caso alle riunioni di inizio anno scolastico vi vengono comunque ribadite, quindi non, diciamo, non c'è pericolo di perderle. Sì? Anche i farmaci, allora, brava, ottimo, ne approfitto. Immagino che funzioni uguale anche da voi, se tanto è uguale in tutta la regione. Quindi. Allora, di solito queste cose non le dico in queste riunioni, ma perché è più una riunione tecnica, però ben vengano, nel senso che se ci sono dei bambini che hanno necessità di una somministrazione di farmaco salvavita, che non è l'antibiotico che va dato ogni 8 ore perché c'è la tossilite, ma è... E lo sciroppo... cioè, proprio no, salva, devono essere farmaci. Faccio un esempio concreto: farmaci anticonvulsivi per le convulsioni, che di solito è la cosa classica, piuttosto che il Ventolin, ormai c'è anche il farmaco per l'asma o l'adrenalina per lo shock anafilattico, quindi cose serie. Cioè serie nel senso salvavita, non che le altre non siano serie. E in quel caso lì c'è tutto un protocollo che si attiva con la scuola ed eventualmente col comune se ci sono bambini che frequentano il prescuola o il post-scuola, se no si fa con la scuola. E c'è un protocollo che è stabilito a livello regionale in cui si dice che ha bisogno di questo farmaco con la posologia, tutte le indicazioni. No. No, nel nido chiediamo... No, nel nido non c'è secondo me. No, lo diciamo noi alle riunioni, vi esatto, sono cose successive, però dovrete attivare due protocolli, uno per la scuola e uno per i servizi del pre e del post, perché il personale è diverso, ok? Sì? La farete nel momento in cui, mettiamo, quando una volta che saprete in quale scuola andrà, mettiamo va dal Gorzano, ti sto sempre tirando a caso, andate in segreto,
lo direte, in segreteria della scuola, dire io devo fare la pratica di somministrazione farmaci. Poi, se sapete che il bimbo lo iscrivete anche al pre o al post, siccome il personale è del comune, quello dell'appalto, della cooperativa, allora dopo lo farete sempre da noi. Sì, sì, sempre con lo stesso portale. Quello per noi, quello con la scuola, sentite che di solito si compila a scuola. Ok? Il personale viene formato ogni anno per la somministrazione di questi farmaci, quindi ogni anno a gruppetti, diciamo così, la pediatria di comunità gli fa dei corsi appositi per la somministrazione della... del Ventolin o per la somministrazione del micropano, per insomma tutti i farmaci che sono indicati e anche come conservarli e come diciamo anche controllarli, ok? Il farmaco però viene fornito dalla famiglia. Abbiamo avuto un infortunio qua, ma non lo vedo più, è finita sotto, ok. Oddio, adesso si vergogna anche che lo stia guardando tutti. C'è un'altra domanda? Allora, io sono stata, cioè il bimbo è stato assegnato a Lagazzi. Io volevo sapere, sì. Sì, e a Lagazzi non c'è la sezione nido, giusto? Non c'è la sezione? Nido. No, è perché poi arrivavo all'altra domanda, okay. Perché io adesso sono incinta, quindi dopo devo fare anche una domanda per un nido. Quindi per me sarebbe comodo avere... Cioè nel senso, se Lagazzi non ha il nido, per nessuna me scuola materna ha il nido. Vabbè, il Cassiani è di fianco all'Aquilone. Sì, è un caso, cioè, sì. No, nel senso. Era per dire che era una scelta, vale, cioè è diversa. Sì. No, allora, le sezioni, le scuole d'infanzia non, diciamo, non hanno le sezioni primavera, per esempio, qua a Maranello al momento, che sono quelle dei bimbi un pochino più grandini, non, sei incinta, è troppo piccolo, quando nascerà sarà un lattante. Quindi a settembre ne avrà due, uno al nido e uno alla materna. Esatto. Okay. No, ho capito. La questione è che, diciamo che se è assegnata di stradare Lagazzi, il nido più vicino è le Coccinelle. E tra l'altro, adesso poi magari ci sentiamo anche... Sì, c'è il problema che se a settembre questo bimbo ha 3 mesi, all'Aquilone non ci può andare, quindi può andare solo alle Coccinelle. Perché i bambini di 3 mesi possono andare solo... No, non ha 3 mesi, ne ha 5. È lo stesso, i bimbi lattanti... Vabbè, sì, cioè, nel senso appena nato, volevo dire. Nel senso che all'Aquilone, adesso questo poi magari dopo lo affrontiamo, però il tema è che i nidi sono abbastanza... Ci sono dei nidi, due nidi sono, uno Coccinelle Virgilia che è dietro Lagazzi e l'altro è il Cassiani, l'Aquilone. Bisogna solo guardare le condizioni, cioè all'Aquilone di solito ci vanno i bimbi dai 9-12 mesi, non prima. Quindi se a settembre ha bisogno che vadano tutti e due, uno al nido e uno alla materna, non ha senso fare l'iscrizione al Cassiani, al di là che ci vado o meno, che perde anche dei punti. No, il Cassiani è di fianco all'Aquilone. Sì, no, però per dire, Lagazzi è vicino. Sì, assolutamente. C'è un pedonale. È dietro, sì, c'è un pedonale. È praticamente, se lei ha presente dalla farmacia comunale, c'è quella piazza grande, lì c'è la scuola Agazzi. C'è un pedonale in linea d'aria, è dietro. Praticamente lì è proprio, una volta erano insieme, anni vicini. Sì, allora. Beh, c'è un giardino confinato. Fino al... Io non lavoravo ancora qua, mi dicevano... Vabbè. La scuola dove c'è Lagazzi aveva il nido, comunque che vicino. Si chiamava Parco 2, e Cassiani aveva il nido, che è l'Aquilone, che è tutt'oggi. Vabbè, comunque sia attivo. Adesso che ha il nido vicino, per la sua età, poi al massimo quando è lì che deve fare la domanda, magari ci sentiamo, ci chiama, così glielo spiego proprio bene. Ma non c'è per una regione legislativa che occorre la cucina interna per accogliere i bimbi sotto i 9 mesi, quindi la cucina interna noi l'abbiamo, le Coccinelle. Non l'abbiamo da Cassiani e Aquilone. C'è qualche altra domanda anche sulla scusate gioco di parole sul modulo di iscrizione, dai, facciamo così. Qualche dubbio sulle graduatorie? O vi ho steso o vi ho chiarito tutto, non lo so. Mi rimane il dubbio di avervi steso, perché di solito faccio. Ma comunque avrete modo di incontrare più avanti, quando avremo finito tutta questa procedura, anche comunque ci potete chiamare, con gli insegnanti, insomma. Sì. Comunque, per la domanda, allora, queste sono le informazioni principali. Questa presentazione domani la mettiamo sul sito. Noi ci siamo sempre, nel dubbio chiamate, piuttosto
per i casi particolari. Oltre a me, ovviamente, qua vi ho detto che c'è mezzo ufficio, vi presento almeno la nostra valletta, che è la Roberta, Roberta Salvatori, vi occupo della mensa dei servizi educativi. Esatto, poi ci sono tra i miei colleghi che saranno quelli con cui avrete a che fare, che adesso almeno si alzano perché sono venuti in seconda fila, neanche in prima, e che sono Elia, Monia ed Emine, che saranno loro che vi raccoglieranno la domanda, cioè che scaricheranno le vostre domande di iscrizione per passarle alla scuola, oppure le vi aiuteranno a compilarla. Almeno, visto che sono andati in seconda fila, un po' di vergogna gliela faccio patire. Ecco, a posto? Lise non va inserito, però. No, adesso no. Lise, dopo, quando fate la richiesta di servizi aggiuntivi, vi dico solo per chi fa il nido, che diciamo è abituato a delle soglie ISE diverse, che le soglie ISE per avere le agevolazioni sulla mensa sono sotto i 18.000 euro. Giusto 18, sono stata brava. Cioè, riesco ancora a ricordare? Sempre per i residenti. Deve prendere la residenza Maranello. Una volta che mi sono trasferita. No, ma lei era qui. Allora, cioè, lei proprio... vabbè, insomma, niente, io vi ringrazio, spero davvero di essere stata chiara, perché di solito queste riunioni c'è sempre, insomma, il timore che qualcosa non sia andato, cioè insomma non sia stato chiarito. Il fatto che ci siano state domande, spero che vi abbia aiutato con gli esempi concreti. Diversamente, piuttosto che sbagliare la domanda, che dopo è un disastro, cioè no, se la sbagliate nei tempi non succede niente, ma dopo... che non dite, non avevo capito, chiamateci che lo risolviamo al telefono, cioè insomma, facciamo prima. Se no dopo un pasticcio ed è sempre triste, e poi capita sempre a me di doverle gestire, quindi evitiamolo. Ok? Grazie mille a tutti, buona serata a tutti. Grazie. No, io non sono mica come Costetti, no. Niente applauso che mi imbarazzo, grazie. Chiudiamo. Prego.